Ora andiamo a vedere un attimino lato pannello. Eccolo qui. Perfetto. Riparazione riuscita con successo. Amici di YouTube, benvenuti sul canale Riparo Fai De Te. Oggi sul banco abbiamo un televisore LG 32 LJ590U. Difetto, il televisore non accende. Andiamo a verificare. Colleghiamo l'alimentazione. Non abbiamo nessuna spia di stand by. Proviamo ad accenderlo. Nessuna immagine a video. Andiamo a smontare il televisore. Ecco amici, dopo aver tolto la cover posteriore, questo è il nostro televisore. All'interno abbiamo la scheda di alimentazione, la scheda madre o mainboard, il modulo wifi, le due casse poste sotto il nostro televisore. Prima di mettere mani sulla scheda di alimentazione, come sempre, vi consiglio di scaricare i condensatori che si trovano sul primario di alimentazione. Fatto questo, possiamo poi togliere la scheda, portarla al banco e verificare le varie tensioni. Ecco qui la scheda posta sul nostro banco di lavoro. Andiamo a prendere il multimetro, lo posizioniamo in modalità cicalio o continuità e andiamo a verificare i parametri sulla scheda. Allora, notiamo, anzi vi faccio vedere amici, che abbiamo un condensatore a disco, questo qui, saltato, quindi la causa del malfunzionamento del nostro televisore, quindi l'accensione non avviene perché questo condensatore qua si è disintegrato e sicuramente ha fatto danni anche su parti della nostra scheda di alimentazione. Ora andremo a controllare insieme i componenti. In primis andiamo a controllare, testiamo. In primis andiamo a controllare, come vi dicevo, il fusibile. Ok, qui c'è continuità. Poi abbiamo una resistenza fusibile, che è questa qui bianca, che non ha continuità. Quindi, già oltre al condensatore a disco, abbiamo anche questa resistenza fusibile che è andata. Controlliamo gli altri componenti. Ok, questo è ok. Controlliamo i diodi Zener se sono in corto. Ok. Controlliamo il ponte di grezzo. Ok, non abbiamo nessun corto. Queste altre due resistenze, una e due, sono ok. Allora, controlliamo il MOSFET. Mettiamo in modalità di
periodo. Ok. Vediamo un attimino, riduciamo lo zoom. Ok. Ma il diodo sembra, il transistor sembra buono. No, abbiamo un cortonetto anche qui sopra. In questi casi, al 90%, quando avviene una rottura del genere, questo porta alla distruzione sia questo MOSFET qui, sia questa resistenza di fusibile, e in più lato SMD, da questo lato qui. Un'altra cosa che va sostituita è il PWM controller, che è questo qui. Questo più, non so se riuscite a vedere, amici, quindi il PWM controller, che è questo, più questo piccolo Zener. E infatti non dà nessun valore. Sì. Metto in continuità, infatti cortonetto sul Zener. Quindi andremo a sostituire questi elementi. Vi lascio comunque poi in descrizione sotto i componenti che vanno sostituiti in questo caso. Al 90% sono questi componenti che non fanno accendere il nostro televisore. Sono il PWM, questo qui, questo piccolo diodo, il transistor, il condensatore a disco e questa resistenza fusibile. Quindi ora andiamo a dissaldare tutti questi componenti e a sostituirli. Amici di YouTube, eccoci qua. Dopo aver sostituito i componenti danneggiati, che vi ricordo sono una resistenza fusibile da 0,33 ohm, un MOSFET SV F12N65F, oppure trovate sulla scheda di alimentazione l'8R1K OCE, un condensatore da 101 un kV, oppure possiamo mettere anche il 2 kV. Invece nel lato saldature abbiamo un integrato pilota che è l'SC3S121 e poi abbiamo un piccolo diodo Zener 5V1. Questi 5 componenti non facevano accendere il nostro televisore. Vi lascerò poi giù in descrizione, come vi dicevo, i componenti che vanno sostituiti. Ora andiamo a testare la nostra scheda. Allora, abbiamo appena montato la nostra scheda di alimentazione sul nostro TV LG. Già, come possiamo notare, si è accesa la retroilluminazione, cosa che prima non accadeva. Ora andiamo a vedere un attimino il lato pannello. Eccolo qui. Perfetto.
riparazione riuscita con successo. Come sempre, se vi è piaciuto il video, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video.